Bene, buonasera a tutti e benvenuti al terzo ed ultimo giorno della quarta edizione del Formia Film Festival. Grazie. Buonasera a tutti, abbiamo visto davvero una cosa molto speciale, ma la sorpresa non finisce ancora qui, poiché invitiamo sul palco Milena Vukotic, i produttori di Volume, Daniele Liburghi e Massimo Mescia, e un artista un po' speciale, Victor Quadrelli. Ma tu lo conosci questo artista? Lo conosco molto bene. Buonasera. Come è stato ricordare Fantozzi tutti insieme? Ma io ho un misto di sensazioni, prima di tutto di nostalgia e poi di grande affetto, perché rivedendolo, ripensando a tutti i momenti, che sono stati tanti, perché ho fatto circa 10 film con Paolo, è stato molto bello, è stato un bellissimo episodio della mia vita. E comunque, siccome Villaggio è immortale, lui continuamente a farci pensare, non solo a farci ridere. Una domanda ai produttori: cosa vi ha spinto, a parte il bellissimo ricordo, da voler conservare? Beh sì, in realtà nasce un'idea così, in studio di registrazione con il maestro, nasce questa idea a lui di fare un'intervista che poi in realtà è diventata un documentario che stava facendo, perché tutti gli attori che abbiamo contattato per partecipare a questo omaggio a Paolo Villaggio hanno risposto in maniera entusiasta, e quindi a quel punto abbiamo trasformato l'intervista in un bellissimo documentario. Tra l'altro ringrazio Milena per il contributo che ha dato in questo documentario, tra l'altro interpretando il personaggio che noi tutti amiamo, di Pina Fantozzi, su dei testi scritti proprio da Villaggio, quindi è una cosa insomma meravigliosa. La ringrazio ancora anche di essere qui al Formia Film Festival a omaggiare Paolo Villaggio. Victor, omaggiaci della tua grandissima imitazione di Paolo. Dunque, buonasera a tutti, sono veramente, scusate la salivazione un po' alterata, ma mi fa veramente molto piacere di aver visto per la 18ª volta quasi la voce di Fantozzi. Torno un attimo con la mia voce. Io ringrazio Paolo Villaggio, come tanti, per aver colorato, nel mio caso, la mia infanzia. Vedo un po' tutte le età, quindi insomma di sicuro tutti sappiamo chi è Paolo Villaggio. Parlo al presente perché secondo me Paolo è un vero genio ed è ancora qui con noi. Lo dimostra il fatto che le nuove generazioni, l'ho sentito personalmente a Roma, sanno già come umano lei, i diti incrociati e quindi queste cose qua. Io ringrazio particolarmente Paolo Villaggio perché sono di origini colombiane, però sono stato adottato all'età di 2 anni a Rimini, da una famiglia appunto riminese, romagnola, che però non ha condiviso la mia scelta di fare il comico, a tal punto da diseredarmi e cacciarmi di casa. Il 17 settembre io sono scappato a Roma, ho pensato a Milano, questa è la nuvola del ragioniere, ho pensato a varie città, ho detto ma Roma, e quindi mi sono ritrovato, mi ritrovo tuttora ancora a dormire in giro, dormo alla stazione Roma Termini, Villa Borghese nel pomeriggio, sui pullman quando ha fatto la neve, e i primi giorni non sapevo come fare, facevo un po' del mio repertorio Piazza Navona, in vari posti, Campo dei Fiori, finché nella valigia che mi porto mi sono riscoperto ad avere i vestiti di Paolo Villaggio, di Fantozzi. Li ho indossati e devo dire che le cose sono cambiate. In piazza tiro molta più attenzione, quindi grazie a Paolo Villaggio riesco anche ad andare avanti, e soprattutto al di là del lato materiale, cioè di riuscire comunque a fare qualche euro per poter mangiare, ma riesco dentro di me, mi immagino, mi piace, io come lui non credo molto nell'aldilà, però mi piace pensare che Paolo, ovunque sia, riesca a seguire un po' questa mia disavventura fantozziana,
e spero che finisca presto questa cosa, ma mi ricorderò, questo è un modo speciale per ricordarmi ancora di più di Paolo Villaggio. Grazie di cuore. Intanto aspettiamo le ore 20:20 per l'inizio della serata di premiazione, dove ci saranno tante sorprese. Grazie per essere stati con noi.